Grazie tanto per l'invito a venire qui, ad Augusto, a tutti i colleghi. È veramente un piacere e un privilegio essere qui insieme a voi. Spero che quello che sto per presentare, tra l'altro spero di non oscurare lo schermo stando qui davanti perché preferisco stare in piedi e vedervi, spero che quello che sto per presentare, dicevo, possa avere rilevanza sia per l'Italia che per il Brasile. So che in Europa, diciamo tra i modelli di welfare e di sanità dei paesi del nord e quelli mediterranei, ci sono delle grosse differenze. Se poi attraversiamo l'Atlantico, le differenze sono ancora più grandi. Tuttavia ci sono anche tante analogie. Ho avuto la possibilità di fare delle presentazioni e di tenere dei seminari a Buenos Aires e a Quilmes in Argentina e ho riscontrato che tanti quesiti, tante domande erano esattamente uguali a quelli che ci vengono posti in Finlandia. Allora, la questione della facilitazione e del dialogo, che per me è una parola chiave, è fondamentale. Vorrei adesso con voi esaminare un pochettino la teoria del dialogo. Nella nostra esperienza, appunto, chi facilita un dialogo. E che cos'è che rende possibile e necessario il dialogo? La differenza tra le persone. Noi in Finlandia, in tutta la Scandinavia, ma direi anche nel resto d'Europa, siamo davanti a una situazione particolare. Questo vale anche per altre località del mondo dove si sono sviluppati dei sistemi di aiuto professionale tramite assistenti sociali, operatori sociali, eccetera. Si è sviluppato un sistema basato sul settore, che è anche positivo perché ci si può specializzare in questo modo. Però alla fine si ha un sistema con una fortissima specializzazione di tipo verticale e integrazione orizzontale. E più confini ci sono tra settori e professionisti, più occorre attraversarli questi confini e potremmo dire che il dialogo è l'arte dell'attraversamento dei confini ed è sempre bene chiederci come attraversiamo questi confini, li attraversiamo secondo modalità positive o meno. E spero che riusciate tutti a vedere questo diagramma e questa diapositiva. Il discorso è che c'è un sistema su base settoriale, pubblico per la maggior parte dei casi, oppure privato, oppure terzo settore, appunto con un aiuto professionale di una forma o dell'altra. Oppure ci potrebbe essere anche un mix pubblico-privato. Non fa tanta differenza il fatto che sia pubblico o privato, perché comunque è su base settoriale questo sistema. Sono stato tanto in Nord America, negli Stati Uniti, dove hanno tanti attori privati, proprio con, dal punto di vista finanziario, tanti confini rigidi, nel senso che hanno le compagnie assicurative alla base e lì, diciamo, attraversare i confini si pone in termini molto diversi rispetto alla Finlandia, dove tanti servizi sono pubblici e gratuiti, quindi la questione è un po' diversa tra i due paesi. Comunque la questione dell'attraversare i confini è comune a entrambe le situazioni. La vita, diciamo, di tutti i giorni non è basata su un settore, sicuramente è globale la vita di tutti i giorni, nel senso che tutto è collegato e i servizi specializzati a un certo punto dividono la vita in rapporti e in varie fette di cui ci si deve occupare. Ci sono delle tensioni in tutto questo, però è una questione positiva il tutto. È una risorsa, è molto bello il fatto che ci possa essere un aiuto specializzato. Quindi se comincio ad avere, per esempio, dei problemi cardiaci, se casco a terra, vi prego di chiamare un buon specialista. Non organizzate un incontro di rete, ma quando è che c'è bisogno di un incontro di rete?
è necessario attraversare i confini, appunto, per attraversarli verso i cittadini, i clienti, gli utenti e anche le reti personali, perché una cosa molto importante che la gente ha nella vita è appunto la rete. Le reti sono le reti, appunto tra di professionisti, e anche ci sono livelli gerarchici di gestione e ci sono anche dei produttori privati, pubblici, del terzo settore, tanti confini da attraversare con necessità di dialogo, quindi raggiungere gli altri piuttosto che non dettare quello che devono fare gli altri. Questo dovrebbe succedere continuamente, bisognerebbe fare in modo che gli altri ci ascoltino e facciano quello che vorremmo che facessero. Quando parliamo di famiglie con diverse esigenze, magari spesso succede che il medico dice all'operatore sociale che cosa fare, quest'ultimo lo dice al medico, tutti e due lo dicono agli insegnanti, alla fine sembra essere un po' in una partita a tennis, e quindi il dettare non è una buona modalità per attraversare i confini. Il dialogo invece significa ascoltare ed essere ascoltati, possibilità di essere ascoltati. Ovviamente non ci si pone dal punto di vista di quello che pensa di avere in mano tutta la verità. Secondo me le teorie alla base del dialogo sono che, e ce n'è una molto importante, quella di Mikhail Bakhtinger, un filosofo russo che ha lavorato dagli anni 30 agli anni 60-70, e dice che per il mondo e anche per l'essere umano non c'è nulla di peggio che non la mancanza di risposta. Questo è il peggio che ci può capitare nei nostri rapporti sociali, essere senza risposta ed essere ascoltati di per sé è già un rapporto dialogico. Perciò facilitare uno spazio dialogico, la creazione di uno spazio dialogico, questa è l'idea di base, quindi aiutare i partecipanti ad ascoltare e ad essere ascoltati con un rispetto incondizionato per l'alterità dell'uno e dell'altro. E avrei tra l'altro un paio di cose da aggiungere circa l'alterità tra un attimo. Nello sforzo di facilitazione abbiamo scoperto che creare uno spazio dialogico piuttosto che non restringerlo ha bisogno di strutture riflessive, e spiego che cosa sono. Se c'è un dialogo qui, se facciamo un dialogo, magari ci possono essere due o tre persone che ascoltano quello che stiamo dicendo, incominciamo a parlare delle loro impressioni e, relativamente a quello che abbiamo detto, e ci pensiamo alle loro risposte. Questa è un'idea bellissima nel dialogo, quindi separare il parlare dall'ascolto aiuta molto nel dialogo. Poi ci vuole una responsività e un rispetto incondizionato verso l'altro, sempre sconosciuto. Questo lo tratto dal lavoro di Levinas. L'altra persona è sempre estranea, anche le persone più vicine a noi, non le conosciamo profonditamente, perché hanno sempre la possibilità in qualche modo di sorprenderci, di renderci curiosi. Perché? Perché esistono, gli altri esistono in un luogo unico nel suo genere, con relazioni uniche nel suo genere. Nel mio luogo, nelle mie relazioni, non c'è nessun altro e io vedo le cose soltanto dal mio punto di vista, dal mio luogo. E la stessa cosa vale per Gino, la stessa cosa vale per Tullio. Però quando mi preoccupo e quando voglio controllare la situazione, magari potrei fare in modo che Gino vedesse le cose come le vedo io, che non è possibile perché lui non è al posto mio, e mi dimentico di ascoltarlo, perché per essere ascoltato devo ascoltare io l'altro, e questo è lo spazio dialogico. Ci sono dei pericoli anche di perderlo, questo spazio dialogico. Che cosa ci aiuta? Ci aiuta molto anche seguire e fare eco a quello che dice l'altro, magari dire ho sentito che hai detto, e stare ad ascoltare, pensare a voce alta, significa che spesso
spesso non si sente bene, però ascoltare l'eco permette di capire meglio. Parlare in prima persona è un altro requisito molto importante. Non bisogna dire di rappresentare il parere generale, perché non esiste un parere generale di per sé. Esistono soltanto dei pareri soggettivi, perché il singolo ha un suo parere, quindi io posso solo parlare dal mio punto di vista e ascoltare quello che gli altri dicono dal loro punto di vista. Poi bisogna utilizzare delle frasi aperte che invitino alla risposta, per esempio finire una frase dicendo: e tu cosa ne pensi? Come la vedi? Questo è già la creazione di uno spazio dialogico, piuttosto che non dire: ecco, le cose sono così. Bisogna concentrarsi sul hic et nunc e non tanto sul passato. Per esempio, tanti in Finlandia si indulgono nel parlare del passato e non pensano invece a come le persone si sentono adesso, in questa circostanza particolare. Nel dialogo si cerca di favorire la possibilità di generare una comprensione congiunta e anche generare pareri più ricchi, una maggiore ricchezza di pareri. Gino già diceva che noi da 20 anni, se non 30 anni, abbiamo introdotto un sistema particolare. Le municipalità finlandesi per legge sono molto indipendenti, quindi diciamo la sede centrale, il governo centrale non riesce a dire loro, a imporre loro quello che devono fare. Nel nostro istituto, che è appunto un istituto di ricerca e sviluppo della salute e del welfare, negoziamo con le municipalità, non possiamo imporre quello che vogliamo. Quello che proponiamo loro lo accettano o lo respingono. Abbiamo tanti progetti con le municipalità e questo in certa misura delle volte ci crea dei problemi. La Finlandia è un paese di migliaia di laghi, è anche un paese di migliaia di progetti, va detto, e soltanto i laghi rimangono, i progetti meno. Cosa succede? Succede che dopo un progetto la municipalità magari non si assume la responsabilità di portarlo avanti, di svilupparlo ulteriormente, gira le spalle. Abbiamo chiesto quindi al Ministero della Sanità e del Welfare, che ci finanzia, di concentrarsi soltanto su due municipalità per un certo numero di anni, per cercare di attuare delle politiche sostenibili lì. Diciamo che una pratica sostenibile di dialogo doveva essere introdotta a livello di queste due municipalità, dai dirigenti massimi fino alla comunità, alla cittadinanza, concentrandosi sull'aiuto alle famiglie, ai giovani e all'infanzia. Abbiamo lavorato per 6 anni con due municipalità particolari, abbiamo completato questo lavoro nel 2009, ma effettivamente loro stanno procedendo autonomamente, facendo cose ancora migliori di quelle che hanno fatto nei 6 anni in cui hanno lavorato insieme a noi. Questo mi rende ottimista ancora una volta. È possibile, ma ci vuole del tempo. E ascoltando oggi i colleghi italiani e brasiliani, ho pensato che il mio augurio è che non vi concentriate su troppe località e ne scegliate invece alcune dove fare un ottimo lavoro e per un periodo prolungato, non soltanto per un periodo limitato. Allora, in queste municipalità abbiamo introdotto una gestione di tipo trasversale, in modo che dal punto di vista sociale, sanitario, di assistenza ai giovani, di assistenza all'infanzia, alle famiglie, eccetera, si avesse, diciamo, un approccio trasversale tra i vari settori. Ci doveva essere un comitato trasversale, un coordinatore a tempo pieno che si occupasse di reti, di networking e di dialogo, e poi c'era una serie di facilitatori che sono stati istruiti a non dare dei consigli. Quindi il facilitatore non deve dare dei consigli, ma deve formulare dei buoni quesiti che a loro volta possono generare uno spazio dialogico. Provengono da tutti
settori, quindi gente che lavora con i giovani, le famiglie, possono essere insegnanti, medici, infermieri, psicoterapisti, assistenti sociali, e sono stati formati per facilitare proprio il lavoro all'interno della comunità laddove fosse stato necessario stabilire uno spazio dialogico e un dialogo. Ecco, vediamo questo diagramma che vi mostra un po' la situazione, quindi vediamo i gruppi familiari, i professionisti, i facilitatori, tutti quanti in dialogo tra loro. Questo è il modello di base e poi l'abbiamo un po' modificato. L'abbiamo fatto tutto questo tipo di lavoro, questo tipo di intervento anche in contesti dove non si parla di clienti o utenti, ma anche di sviluppo di comunità. Quindi adesso mi concentrerò più sullo sviluppo delle comunità che non sui singoli clienti o utenti. Ad ogni modo, qui vediamo un altro diagramma settoriale e vediamo come abbiamo cercato di sviluppare uno spazio dialogico nell'ambito della vita quotidiana e dei vari settori. È una modalità molto strana di lavorare, se vogliamo. Incominciamo dal futuro e quindi appunto potremmo parlare di dialogo anticipativo, visto che si parla di futuro. Le domande magari le leggo perché è difficile leggerle dal fondo della sala. Si comincia col gruppo familiare e a ogni persona il facilitatore pone dei quesiti tipo questo: è passato un anno, diciamo un anno in questo caso, è passato un anno, immaginiamo che sia già passato un anno e le cose stanno andando bene, e lei che cosa pensa, che cosa la soddisfa in particolare, qual è il suo parere personale? Si immagini nel futuro, a un anno di distanza, che cosa la soddisfa in particolare? Non parliamo di problemi, non parliamo di passato. Che cosa ha fatto lei per arrivare a questo sviluppo positivo? E chi l'ha aiutata e come l'ha aiutata? Quindi non si tratta di sognare di una cosa che deve succedere, ma di pensare a che cosa si è fatto per arrivare a una certa situazione dopo un anno e pensare un po' a che cosa erano le preoccupazioni iniziali. Si prendono appunti e poi si chiede all'operatore che cosa ha fatto per supportare questo sviluppo, come l'ha fatto e quali erano le sue preoccupazioni un anno fa e che cosa ha ridotto queste preoccupazioni. E poi si fa un programma, un piano, e si definisce chi deve fare che cosa e con chi in futuro. Quando ascoltavo l'idea appunto di programmare, quando pensavo all'idea di programmare insieme una collaborazione italo-brasiliana, ho pensato, beh, un dialogo futuro sarebbe bello. Immaginiamo che siano già passati 2 anni, che il progetto stia andando bene. Bisogna pensare che cosa ci preoccupava all'inizio e dove siamo arrivati. Questo tipo di approccio lo utilizziamo anche per situazioni complesse di pianificazione, proprio per avere tante voci in capitolo. Si incomincia quindi da un futuro vicino per pensare a che cosa si è fatto per arrivare lì. Questo sviluppa tanto spazio dialogico. Questo approccio lo utilizziamo in tanti momenti della vita. Per esempio, Augusto oggi parlava di punti di tensione, se ho ben capito, appunto prima parlava di questi punti di tensione. Pensiamo ai rischi che non sono nella famiglia ma nel sistema di aiuto, dove magari qualche cosa va storto, qualcuno si gira dall'altra parte. Proprio in questi momenti di giunzione, in certe fasi di vita, occorre tanto dialogo. Per esempio, quando si passa dalla scuola elementare alla scuola media o quando si finisce la scuola, ecco, questi sono punti di giunzione nella vita, lì abbiamo bisogno di dialogo e di facilitatori. Ce ne sono tanti, ce n'è tutta una serie di questi esempi, li potete trovare nelle diapositive, non entro nel dettaglio, questa è l'ultima diapositiva che esaminerò con voi in dettaglio. Questi dialoghi anticipativi a livello di comunità
si sviluppano in questo modo. Se già c'è un tema, effettivamente la questione è diversa, ma se uno non ha ancora un tema, mettiamo che, non so, venga realizzata una cosa nuova di cui nessuno sa cosa fare, non si sa bene come comportarsi, eccetera. Allora il facilitatore riunisce un certo gruppo di persone e chiede: ah, lei pensa che questi sviluppi siano stati sostenuti da interventi positivi nella sua comunità? Non so, magari ci può essere una situazione dove i figli di immigrati giocano a calcio con i loro genitori, eccetera. Si può chiedere al gruppo: avete notato delle situazioni che necessitavano di intervento e che tipo di intervento e che cosa si può fare in queste circostanze, che cosa succede se si fa una certa cosa piuttosto che un'altra? A quel punto i genitori, i negozianti, gli insegnanti, persone che appartengono a dei club sportivi possono esprimere la loro opinione, oppure anche su temi che chiamiamo attualizzati. Per esempio, c'erano tanti furti nei negozi in una certa zona ed era molto difficile per i genitori intervenire perché non volevano dire ai negozianti che erano i loro figli che rubavano dai negozi, perché avevano paura che questo avrebbe inficiato il rapporto tra loro e i negozianti. Tutti sapevano che si verificavano questi furti, ma nessuno sapeva come intervenire. Allora il facilitatore ha posto dei quesiti molto semplici a questi gruppi partecipavano i giovani, i genitori, i negozianti, i locali, insomma anche persone che appartenevano ad associazioni sportive. Si è esaminato il problema dei furti nei negozi. Che cosa succede se non si fa nulla? Se il negoziante, il genitore, eccetera, non fa nulla. E quindi si è detto a tutti quanti: ascoltate questi punti, che cosa bisogna fare? Esprimete la vostra opinione senza commentare quello che dicono gli altri. Che cosa potete fare per porre rimedio alla situazione? Che cosa succede se vi comportate in un certo modo? Quindi anticipare anche le reazioni della comunità nel caso dell'uno o dell'altro comportamento. Poi una discussione tutti quanti assieme per capire chi deve fare che cosa e con chi in futuro. Ci sono delle località, delle comunità dove questi incontri si svolgono regolarmente o laddove è necessario, al bisogno. E ci sono dei facilitatori proprio che svolgono questo lavoro di ascoltare la gente e in modo che tutti possano farsi sentire, creando uno spazio dialogico. Questo è quello che facciamo con i nostri facilitatori per formazione, e fanno delle domande e basta, non forniscono dei consigli, perché altrimenti restringono lo spazio dialogico. E magari se qualcuno ha un consiglio da proporre, allora lo può fare il facilitatore, però deve dire: beh, applicando questo consiglio, questo intervento, cosa succederebbe? Quindi non si deve prendere nulla per oro colato, tutto va discusso e rispettato. Grazie. Mi prendo il permesso di darti 5 minuti ancora, perché è molto interessante questo discorso dell'anticipazione, di lavorare sull'anticipazione della situazione futura, ma se poi inopilo, perché mi sembra un punto molto importante, approfondire questo tema di quando i soggetti che vengono chiamati in causa dal facilitatore devono mettersi in gioco dicendo che cosa li preoccupa della situazione, le gradazioni di preoccupazione che vengono fuori nella vostra esperienza. Mi sembra un altro aspetto molto interessante, se ci stai in 5 minuti, un accenno. I'm always grateful for more time. Sono sempre grato quando qualcuno mi dà altro tempo. Noi cerchiamo di evitare la parola problema, tout court. Questo
Perché se cerchiamo di definire dei problemi, per esempio se cerchio di definire un problema per Tullio o per Gino, magari dimentico che parto da un mio, da una mia visione concettuale del problema e cerco di rappresentare una visione generale del problema, ma non c'è una visione generale. Quindi anziché parlare di problemi, dobbiamo parlare di preoccupazioni. Quindi posso dire a Gino, posso dire a Tullio, sono preoccupato di questa cosa particolare. E posso domandargli, tu sei preoccupato o vedi una qualche preoccupazione in tutto questo? Dopodiché chiedo aiuto nel rimpicciolire questa mia preoccupazione, nel ridurla. Questo approccio lo usiamo tantissimo con gli insegnanti, con i docenti, e li formiamo a chiedere aiuto ai genitori. Per esempio, se un docente vede che c'è un problema in un bambino, magari il bambino è irrequieto perché c'è qualcosa a casa che non lo soddisfa o lo disturba, ed è, diciamo, sta un pochino attento a dire al genitore che ci potrebbe essere un problema a casa. Invece il docente cosa fa? Viene formato a chiedere aiuto. Prima dice tutte le cose positive che ha osservato nel bambino, poi aggiunge, però lei, genitore, mi dovrebbe aiutare perché non ci salto tanto fuori. E questo apre uno spazio dialogico. Il genitore a quel punto potrebbe dire, beh, non ci sono ragioni per preoccuparsi, e quindi il docente non si preoccupa. Oppure il genitore invece interviene dicendo, sì, è vero, la posso aiutare. Non è che invece necessariamente si debba trovare un accordo sulla definizione di un problema, perché nessuno può dire che è un problema. E quindi si riunisce la famiglia e cosa si fa? Si fanno questi dialoghi sul futuro. La persona che pensa di non riuscire a risolvere il problema da solo è preoccupata, pensa di avere bisogno degli altri. Tutte queste persone si riuniscono, allora devono incominciare gli incontri dicendo grazie per essere venuti, perché in questo modo si ridurranno delle preoccupazioni. Anche alla fine dell'incontro si dovrà dire grazie, abbiamo ridotto le preoccupazioni perché adesso stiamo collaborando insieme. Collaborare significa che uno fa una cosa, l'altro fa un'altra cosa e qualcosa incomincia a succedere all'interno di questo network. Ecco perché noi preferiamo parlare di preoccupazioni piuttosto che non di problemi. È una questione un po' di oggettivismo, nel senso che io non posso rappresentare nessuna verità oggettiva a nessuno, posso solo rappresentare il mio parere soggettivo. Questo è un passaggio, secondo me, culturalmente cruciale della loro esperienza, non perché gli altri non fossero importanti, ma perché mi sembra interessante, perché ci interroga sulla decostruzione anche del nostro potere diagnostico sulle situazioni, di oggettivazione, e ci impone di metterci in gioco. Cosa mi preoccupa di te? In quel momento sono già in gioco, non sono in un'altra parte, non parlo a nome di una tecnologia e ti oggettivizzo. Questo è un passaggio culturalmente interessantissimo, che non è un bonaccione, non è una tecnica così buonistica di buone parole, ti ascolto, sono empatico, eccetera, ma è un sottile lavoro di decostruzione di routine che ci sono. I loro operatori sono operatori che hanno mediamente 2 o 3 lauree, mi sembra di ricordare, hanno anche un ruolo sociale anche molto significativo, e quindi anche questo li pone in condizione di sentirsi in dovere di svolgere questa funzione di dirti di spiegarti quello che pensi. Allora è molto importante, perché questo attraversa anche noi come operatori quando siamo in rapporto con la gente, ci sentiamo in dovere di fare questa diagnosi, ma in questo modo possiamo anche metterli sotto in una posizione anche di dissimmetria molto forte, a cui le potenzialità che ci sono dentro al cittadino possono rimanere sotterrate.